Il progetto studenti dedicato a Werther Campaldi dal 2001 a oggi, 10 anni giusti, ha accompagnato dal diploma alla laurea 22 studenti reggiani, dal diploma all'Istituto Tecnico Industriale alla laurea in Ingegneria. Un progetto dedicato a chi nei giovani ha investito, Werther Campaldi, da un gruppo che guarda agli orizzonti della globalizzazione investendo sulle risorse umane. È evidente che al di là di prodotti, al di là dei processi produttivi, investimenti che comunque fanno parte del nostro piano triennale, l'investimento nell'uomo è quello che poi dopo fa la differenza rispetto ai nostri concorrenti. Devo dire che come imprenditrice, come presidente dei giovani di Confindustria Emilia Romagna veramente mi rende veramente felice, con grande orgoglio dico che ce ne fossero di realtà imprenditoriali come Brevini che puntano ai giovani e alla formazione. Io dico sempre che anche noi come sistema produttivo per uscire da questa crisi dobbiamo competere grazie anche alla nostra innovazione tecnologica, lo possiamo fare solo grazie ad una formazione qualificata. Il progetto studenti Werther Campaldi è solo uno dei tasselli che Brevini Fluid Power mette in campo in tema di formazione. C'è anche un training center, una scuola aziendale che è pronta per dare risultati operativi. Noi veniamo da esperienze di 6 aziende diverse che hanno lavorato sulla formazione separatamente. Adesso è il momento di unire le forze e quindi concentrarsi, seguendo la nostra vision. Vision cosa vuol dire? Mettere al centro delle nostre attività le nostre risorse umane, la loro crescita. Brevini, un doppio decennale, sono 10 anni che all'interno di Brevini Fluid Power, in ricordo di Werther Campaldi, si accompagnano studenti dell'ITI fino alla laurea, e sono 10 anni dal 2001, un taglio del nastro per una scuola aziendale che ha grandi prospettive. Cosa significa avere una scuola aziendale che crescerà, che sarà replicata anche in Brevini Fluid Power e nello stesso tempo sostenere i giovani? Io credo che sia estremamente importante creare una cultura aziendale, ma dare anche cultura praticamente a tutte quante le nostre persone. I primi 10 anni sono stati una scuola per tutti, i secondi 10? Pensiamo ovviamente a migliorare la formula, pensiamo in primis a vedere se riusciamo a dargli una chiave un po' più internazionale a questo progetto. Al termine del decennale, che ha visto tante voci alternarsi per analizzare le opportunità di sviluppo, che un progetto come questo, non sono poi tanti in Italia i progetti che continuano da 10 anni nel settore della formazione avanzata, la premiazione degli studenti inseriti per il 2011, Alessandro Benevelli, Paolo Melloni, Andrea Ferretti, Nicolò Morini e Luca Bonomo.